non ho capito. Parlo di questi, caro il mio Echu. Aspetta. Ah, capito. Vuoi utilizzare le proprietà chimiche delle indole nei cristalli per creare una cura contro l'osteoporosi infantile? In realtà avevo in mente di prelevare illegalmente i cristalli e creare un mercato dove vendere gioielli da contrabbando. Ah. Però sai, ora che te l'ho detto non puoi tirarti indietro, perché insomma o sei mio complice o sarò costretto a nascondere il tuo cadavere nelle profondità del pianeta per eliminare ogni prova. Cioè, capisci? Così mi metti in difficoltà. No, no, va bene, anche la tua idea è abbastanza buona. Perfetto, posso fare a meno della pala. Al lavoro! Adri, sono passate 72 ore e non è ancora venuto nessuno. A quanto pare non è una via molto trafficata. E se provassimo a chiamare qualcuno? Buona idea. Chi parla? Ehi, ciao Crep, sono Adri. Senti, ti andrebbe di... Sono un imbecille, qui la cena si è affrettata, dove cazzo? Proviamo con Dio? Direi di sì. State parlando con Zangio, il dio del settimo agglomerato. Sappiate che non sono interessato a cambiare operatore telefonico. Io sono Adri. Oh, ciao Adri, prima ti voleva Crep, l'ho visto incavolato nero, il che è strano visto che è verde. Sì. Senti, avremmo aperto un negozio di gioielli, ti andrebbe... Arrivo immediatamente! Ciao bello. Oh mio Dio, che belli! Quanto costa uno? 8 nae. Che bello! No, 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 il mio gioiello! No, il mio gioiello, no, 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 no! Il mio gioiello, no! Cavolo! Ci è mancato poco! Per fortuna è andato tutto per il meglio.